Conta nulla il fatto che il Teramo si sia salvato anche con un bel po' di fortuna, che non aveva avuto a Macerata e con la Reggiana in campionato soprattutto, ma anche in almeno altre due circostanze, gare che avrebbero potuto regalare la salvezza diretta. Contro il Lumezzane è stato restituito dalla Dea Bendata il Maltolto, anche perché in terra lombarda, gol falliti e parte, i biancorossi pareggiarono con un gol in fuorigioco e nella gara di ritorno al Bonolis il Lumezzane avrebbe meritato di vincere. Pensate che i bresciani in quattro gare non sono mai stati battuti dal Teramo, ma sono proprio loro a retrocedere in Serie D. È il calcio. Anche quello che non ti perdona o ti fa soffrire le pene dell'inferno se sbagli una, due, tre, troppe volte. E in questa stagione il Teramo, la dirigenza del Teramo, ha sbagliato oltre il lecito. Ecco perché la salvezza vale almeno una promozione, perché darà modo di meditare sugli errori commessi e di correre ai ripari, di non sbagliare la prima scelta, che non è quella dell'allenatore, ma del direttore sportivo o del direttore generale, fate voi, e poi a cascata tutto ciò che ne conseguirà. Ed è presto per fare nomi che già circolano, perché è impensabile che Campitelli, anche ieri contestato dalla curva e che a fine gara è andato a casa senza neppure godere della salvezza, bello non è, abbia pensato al futuro se fino a ieri non conosceva quali caratteristiche avesse il calcio nella sua città, se professionistico o meno. Ci sarà tempo quindi per queste cose. Per adesso resta la salvezza, la tanto agognata salvezza che Teramo ha conseguito soffrendo oltre misura e con la squadra più abbordabile delle altre tre. Il futuro vedrà ancora Teramo dopo Pescara, due soli club professionistici in una regione che ha vantato due squadre in Serie B e quattro in Serie C. E credeteci, non è poca cosa. Questo è il 35esimo numero di Supergol, non è l'ultimo numero della stagione, lo diciamo subito perché qualche sorpresa la riserveremo anche in avanti, già a partire da lunedì prossimo. Noi abbiamo detto la nostra, stasera abbiamo ospiti di prestigio che diranno la loro e magari cercheranno di dare chiavi di lettura diverse da quel che è stato un incontro di calcio, perché tutto questo dobbiamo sicuramente archiviarlo. Ringrazio il primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi, che ieri ha sofferto Buonasera. Le pene dell'inferno in tribuna come tanti, come tutti direi. Vero, vero. Al suo fianco, alla sua sinistra, ritrovo il volto amico di un caro amico, di un grande direttore e dirigente di calcio, Vincenzo Minguzzi, per il quale, devo dire la verità, io ho sempre tifato giornalisticamente parlando, nel senso che come me molti altri hanno pensato che potesse ritornare nella Teramo, che, insomma, con la quale più o meno iniziò molti anni fa, o quasi, e che invece è stato lì lì per farlo, ma in realtà poi nulla si è concretizzato. Stasera, alla fine del campionato, l'ho invitato più volte, ha accettato l'invito. Quindi grazie Vincenzo per essere con noi, ascolteremo e impareremo molto da te. E poi c'è l'ospite che si è conquistato il posto da titolare inamovibile in questo finale di Supergol, perché Tonino Luzzi, insomma, se deve dirle le cose le dice, magari alla Luzzi, ma le dice. No, a noi piace la gente che le cose sappia dirle con estrema naturalezza. Chi vuole può interagire al 368 801 1328, WhatsApp o SMS come volete. Più avanti nel corso della trasmissione vi daremo spazio. Allora, sì al mantenimento del calcio professionistico a Teramo. Teramo è la nostra città, tu la rappresenti come primo cittadino, Brucchi, e credo di poter dire che questo, insomma, non potevamo, di questo non potevamo fare a meno. No, io direi proprio di no. Insomma, credo che Teramo, questa città, sta vivendo un momento davvero difficile, no? Per tutto quello che ci è successo. Non ci siamo fatti mancare niente in questo ultimo anno, direi. Si è conclusa, diciamo, questa una serie di problemi e di sciagure con l'emergenza acqua, che è un tema sul quale credo dovremo porre maggiore attenzione. Adesso la lancio lì così, non c'entra niente col calcio, ma l'acqua è la nostra grande risorsa e c'è il rischio che al 31-12-2017 non ci venga rinnovata la possibilità
di captare l'acqua delle nostre sorgenti, e quindi credo che è un tema sul quale, apro e chiudo una parentesi, dobbiamo porre attenzione, perché un grande tema, perché noi per una grande risorsa. Invece, tornando un po' al calcio, io credo che davvero non ci potevamo permettere di perdere la Serie C, perché poi, lo dicevamo prima, insomma, Teramo ha dimostrato, questa città, di essere stato vicino alla squadra in momenti difficili. Lo diceva prima il dottor Minguzzi, diceva che normalmente quando la squadra perde in altre città viene abbandonata, e in effetti questo a te non è accaduto, e quindi grazie a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra, l'hanno continuata a supportare, anche un po' a sopportare in alcuni momenti difficili, però davvero era un traguardo che non poteva mancare, soprattutto perché, come dicevi tu, direttore, in Abruzzo sono rimaste due squadre nel calcio professionistico. Questa è una cosa a cui io non avevo posto mai attenzione, adesso l'hai fatto tu, e questo vuol dire molto, insomma, Pescara che purtroppo retrocede e Teramo che si salva con una categoria di differenza, calcio professionistico è, quindi sicuramente un buon risultato. Io credo, e l'ho detto anche ieri in un'intervista, che poi Campitelli ha commesso tanti errori, e chi non ne commette, io ne commetto tantissimi, però dobbiamo anche riconoscergli, insomma, non è facile, al netto, ripeto, degli errori anche macroscopici che ci sono stati, però noi non dobbiamo dimenticare, perché poi si dimentica troppo facilmente quello che è stato, soprattutto, no? Nel mondo del calcio, ma anche in politica, nel calcio, no? Quello che è stato, quello che uno ha fatto passa in secondo piano, e purtroppo ci si ricorda delle cose. Insomma, Campitelli dobbiamo riconoscere il fatto che lui ha preso questa città, non aveva una squadra di calcio, non ce l'aveva più, e Campitelli l'ha presa, e insomma adesso possiamo anche quest'anno continuare a parlare di quello che sarà la prossima campagna acquisti, la prossima squadra dell'anno prossimo, e credo che questo gli vada riconosciuto, al netto degli errori che uno può commettere, sicuramente Campitelli ne ha commessi, però questo non lo dobbiamo dimenticare, perché poi, e lo dico anche da, come dire, nel ruolo che rivesto, perché poi magari uno si fa prendere dall'amarezza, e questo non, diciamo, non giova, non aiuta e non fa bene. Quindi un grande risultato. La positività anche di questo risultato è che per la prima volta il Teramo vince uno spareggio. Erano passati circa 50 anni, il Teramo negli spareggi era sempre andato male, malissimo, e si temeva un po' anche questa brutta routine. E il fatto anche che Campitelli, nella sua storia da presidente, questo era il nono campionato, non sono pochi, nono campionato consecutivo, aveva soltanto vinto, di fatto aveva soltanto vinto, mai e poi mai aveva rischiato di retrocedere come ha rischiato quest'anno. Perché forse si può mettere un primo punto su questa analisi e guardare al futuro, poi ci chiederemo come. Perché poi io pongo un interrogativo, poi magari qualcuno che frequenta un po' il calcio più di me, io non so se sono tante le società che da un punto di vista economico, cioè in Italia, diciamo, vivono una certa tranquillità, e soprattutto non sono tanti gli imprenditori che oggi decidono di investire nel calcio. È una malattia, quindi questa l'abbiamo data, pensiamo questo, perché se qualcuno l'abbiamo pensa, dato per scontato, sindaco, chi fa, no, perché qualcuno pensa che va via Campitelli e c'è l'imprenditore dietro l'angolo, no, che così viene lì, caccia i soldi e decide. Io non so se è facile, è facile nel nostro territorio, nel momento storico che viviamo, non è facile dappertutto, ma noi viviamo anche un momento particolare dove abbiamo avuto gli effetti del terremoto, tante aziende oggi non ci sono più. Oggi è venuto da me una persona che mi ha detto, di Montorio, che non ha più l'azienda è andata giù e ha messo 20 persone in cassa integrazione, e non è solo questa azienda, quindi un momento economico è particolare, e uno prima di pensare di investire i soldi nel calcio forse pensa a ricostruire quello che ha perso con il terremoto. Vincenzo, sull'analisi del sindaco, perché le analisi tecniche non ti voglio coinvolgere. Però fammi fare una premessa, perché mi avevi invitato tante volte e ho preferito aspettare che finisse il campionato. Intanto, l'ho detto, hai fatto poi, bene a ricordare. Poi ti ho detto che sarei venuto e sono venuto molto volentieri. Sono venuto e sono anche contento per come sono finite le cose, perché Teramo meritava sicuramente di salvarsi. Cioè Teramo come squadra, come realtà, come città meritava sicuramente di mantenere la categoria, lasciando stare tutto quello che è successo in passato. Però ci tenevo, sono venuto a vedere parecchie partite, speravo che ce la facessero. Quando ho visto il Lumezzane, devo dire la verità, ero
contento, perché secondo me il Lumezzane è forse di quelle squadre lì. Io me lo sono tirato da novembre. Era anch'io, alla fine quando ho detto ma speriamo nel Lumezzane, perché l'ho vista una squadra abbastanza leggerina, cioè una squadra tipo il Fano sarebbe stata secondo molto me più difficile. Però immaginare quel fallo, mezzo fallo non fischiato, se ci fossero stati Fioretti, Germinale, si sarebbero mangiati l'arbitro probabilmente. Invece ieri è stato abbastanza soft, niente. È una squadra leggera, quindi è andato bene tutto quanto così. Poi per quello che riguarda le considerazioni che ha fatto il sindaco, sicuramente è giusto così, cioè è difficile adesso trovare imprenditori che investono nel calcio, non c'è, cioè non sono rimasti veramente in pochissimi, e Campitelli comunque dalla sua storia dice che sono tanti anni che porta avanti il calcio, no, qui avrà fatto degli errori sicuramente, ma sicuramente ha pagato di tasca sua. Eh sì, io credo che abbia pagato di tasca sua e anche con un po' di salute in meno, perché ieri è probabile. Se soffrivamo noi tifosi o giornalisti o il sindaco, insomma, giustamente per la squadra della nostra città, per un attimo, e me lo sono chiesto in un servizio che abbiamo mandato in onda il giorno prima della partita, mi sono messo nei panni di Campitelli, cioè è dura, Tonino, è dura? Sì, sì. È stata dura, dire, è stata molto dura. La sua gioia del novantesimo era più che comprensibile, ma è stata un'esplosione che veniva fuori da tanta tensione accumulata per mesi e mesi. Io direi che da dicembre ad oggi è stato un martirio. Beh sì, c'è stato un cambio continuo di allenatori, di direttori sportivi, insomma il progetto è scaduto fin dall'inizio, insomma, ecco. E quando si esonera l'allenatore, il fallimento della società. Perché vuol dire che il progetto non è stato fatto a misura, e quindi io non l'ho visto la partita ieri, scherzando, il medico me l'ha sconsigliato, mi ha detto porti il defibrillatore perché se no sto scherzando. E non sei andato. No, comunque mi ha fatto tenerezza molto Cimini, il vicepresidente. Poi lo ascolteremo. E la sua intervista mi ha veramente colpito, perché lui soffre veramente più del cugino, perché lui è uno che... diciamo sta dietro le quinte. Sì, però lui per il settore giovanile è quello che spera sempre una finalizzazione di qualche ragazzo che possa giocare in prima squadra, e ha speso tante energie per poter fare questo progetto giovanile. Però poi purtroppo quando c'hai una squadra, che io ho detto sempre in televisione qui, anche qui, che il dopo Vivarini doveva rimodellare tutta la squadra e rifondare tutta, e poi un anno di assestamento, un anno diciamo di crescita. Credo che sia arrivato il momento. Di rifondazione, il primo Torino, anno. Torino, credo che questo sia il momento giusto. Mo deve rifondare. Veramente non giusto, di più. Un modello deve, bravo, hai detto da prima rifare da capo. Rifondare, cioè, tutto e poi fare un anno di assestamento e uno di, diciamo, ecco, Vincenzo, adesso facciamo un discorso in generale. Io cercherò sempre di preservare la tua figura di professionista. Facciamo finta che non si stia parlando del Teramo, ma una società che viene dopo una stagione del genere, dopo una fase del genere, che è lunga forse qualche anno dopo Savona, almeno due, forse è giusto che metta un punto, che saluti, che ringrazi tutti, tranne due o tre, e che ricominci da capo. Guarda, ne abbiamo parlato anche un po' prima, no? Sì, ma non c'erano le telecamere accese. Facciamo finta che parliamo del Teramo, magari okay. Non di quello che farei io, ma quello che secondo me deve essere fatto, indipendentemente, okay. Cioè, quello che io penso che sia giusto, che è quello di ripulirsi, proprio di disintossicarsi, di fare come quelli che vanno in una clinica privata per cercare di togliersi tutte le tossine che si sono accumulate in questi anni. Sono stati anni difficilissimi che hanno lasciato una marea di scorie che secondo me adesso vanno ripulite. Per cui io credo che ci sia veramente da cambiare il più possibile, di fare un progetto diverso, tutto basato secondo me sul cercare di costruirsi qualche giocatore in casa, di ricominciare ad abbassare i costi, perché i costi degli ultimi anni sono insostenibili secondo me, visto da fuori chiaramente, mi rendo conto, faccio questo mestiere da tanti anni, per cui so, conosci i giocatori, so più o meno, insomma, quelli che sono i costi di una squadra fatta così. Per cui parlare chiaro alla gente, dire facciamo un anno di transizione, cerchiamo di mantenere la categoria, ci costruiamo qualche giocatore, poi vediamo se siamo stati bravi l'anno prossimo e cosa si può fare. Però ripartire da zero, cioè ripulirsi, ricambiare facce, cambiare il più possibile. Anche giocatori molto bravi, ma secondo me è ora di cambiare. Luzia, d'accordo? Eh sì, infatti anche Gravina sta pensando agli over, di toglierli parecchi.
Perché, però questo è un discorso più ampio. Perché oggi un professionista, lui lo sa, costa 100.000 euro all'anno di media, insomma, no? Quando tu ne togli 5 o 6, anche di più, dai l'accessibilità ai giovani di poter entrare, e quindi anche i settori giovanili vengono fatti bene, di qualità. E quindi ci può essere una finalizzazione che poi riporta moneta fresca, come ha detto giustamente Vincenzo. Ma il problema è che la squadra del Lumezzane, io l'avevo già vista la partita andata, no? Il ritorno non aveva motivi di famiglia, non sono venuto, prima scherzavo, comunque. Ma aveva quasi 43-44 anni in meno di età, e quindi è chiaro che una squadra molto giovane, e Terma ha sofferto anche sui ritmi, perché c'ha giocatori... Ha sofferto soprattutto psicologicamente, ma poi il caldo, era una squadra bloccatissima, non riuscivano ad appoggiare un pallone. Sì, e il caldo ha condizionato... Anche. Sì, l'aveva detto agli amici, e oggi il caldo ne farà da padrone, ma... Però il problema è anche l'allenatore che parla, l'allenatore Lumezzane, dice che ha inventato il 3-3-1-3, quando Glerian lo faceva al Cittadella, lui lo sa chi è Glerian, lo faceva al Cittadella 20 anni fa. Cioè io l'ho fatto, lo ha importato dal Sud America. Con la Primavera giocava a 3, proprio quasi così, soltanto invece la mezza punta. Poi a me quell'allenatore è piaciuto per la sportività, sì, del post partita, perché non ha recriminato, ha detto onore ai vincitori. Gli ho detto, mister, complimenti, proprio perché insomma, no, io avrei avuto da ridire qualcosina, cosa che il suo presidente ha fatto, e invece lui no, ha detto no, io non devo dire nulla, perché il Teramo nel doppio confronto doveva pareggiare due partite e le ha pareggiate. Sì, ma non doveva specificare che faceva quel modulo, no, perché... Posso farti una domanda? Che ogni qualvolta mi affaccio al Bonolis, a me, in me torna dentro, no? Perché la situazione che si è determinata a Teramo, senza nulla togliere al gestore, a chi che sia, ai fatti, agli eventi, fa sì che noi abbiamo un impianto privato a disposizione della squadra della nostra città. È un vecchio problema atavico. Secondo te si può venire mai fuori da una situazione del genere in maniera tale che la società calcistica abbia degli oneri molto meno importanti di quelli che ha, che sono enormi? Io credo che la soluzione, anzi non credo, la soluzione sta nel campo dell'Acquaviva, quella deve essere il campo della Teramo Calcio, insomma. Io credo che così si possono abbassare quei costi che il Teramo, gli allenamenti, che il Teramo deve, beh, insomma, gli allenamenti, il settore giovanile, insomma, con un investimento neanche tanto importante, perché il campo c'è necessità di una tribuna. Gli spogliatoi quest'anno abbiamo fatto un po' di macchiaggio, ma non sono un cavalcavia che passa là sopra, ma non sono assolutamente idonei, sono d'accordo. Quindi diciamo, con un investimento che può fare anche eventualmente il gestore sotto forma di, che sarà Teramo Calcio, che è Teramo Calcio, com'è la situazione? In questo momento lì la situazione è un po' complessa, però appunto, adesso diciamo che è stato fatto il bando, è un bando per cui diciamo dobbiamo aspettare gli effetti, però è chiaro che rispettando quelli, non dico niente di strano, rispettando quelli che sono i canoni stabiliti dovrebbe dal bando regionale, dovrebbe essere, però poi è chiaro che è un bando, poi è chiaro che dipende anche l'offerta che uno fa, però diciamo che così, in maniera senza voler accendere nessun tipo di polemica, quella potrebbe essere, nel caso in cui il Teramo si aggiudicherà il bando, sicuramente la soluzione, anche perché il Teramo Calcio è una delle poche società, ce n'è anche qualche un'altra, che a Teramo non ha un impianto sportivo, e questo è un vulnus che sicuramente, sì. Ma è chiaro che il comune vive delle difficoltà oggettive, però forse da questo punto di vista il terremoto ci può aiutare, perché il terremoto è vero che non è vero, è stato una grande, insomma, ci ha creato tanti problemi, però adesso anche con Malagò, che incontrerò la prossima settimana, si può cominciare a fare un discorso su quelli che sono gli impianti del nostro territorio, perché lui si è reso disponibile a fare un investimento importante, sia quando è venuto a Teramo, ma ci siamo rispediti. Io quel giorno purtroppo non l'ho potuto incontrare perché ero fuori per un altro impegno, però ci siamo dati appuntamento, io sarò a parlare a Roma con Malagò per cercare di vedere quello che si può fare. Insomma, il Teramo ha bisogno di un impianto, perché quell'impianto giù ha costi pazzeschi, anche se poi dobbiamo anche dire, insomma, io non vado molto in giro, però quello che sento, impianti come quello nostro
ci viene invidiato un po' in questa categoria. Non più il manto, sindaco, è ridotto male. Eh? Il manto va assolutamente sostituito, anche perché è passato, è scaduto il tempo per cui va sostituito. Anche qui bisogna combattere, però su questo, insomma, con Cantagalli abbiamo iniziato già all'inizio di questa stagione un discorso, adesso vedremo magari se riusciamo per la prossima almeno a risolvere questo problema. Quindi primo aspetto, Teramo deve avere, il Teramo Calcio deve avere un impianto e abbassare i costi in quella struttura. Io su questo, non è una scelta dell'amministrazione, perché non è una scelta dell'amministrazione, si va sempre più verso il sintetico. Io sono d'accordo con te, però quello nostro per l'incolumità dei giocatori comincia a essere nocivo, perché gli molti infortuni lo so, però è duro, capito? Però più si va avanti e più procede, mister, tu sicuramente, ma voglio dire, io credo che oggi ci sono anche diciamo una tipologia di altissimo livello, come Cesena l'ha fatto pure. Allora, quello è un po' datato. Noi andiamo in pubblicità, primo impegno commerciale, rientreremo in studio fra due minuti. Grazie per la partecipazione, abbiamo tanti messaggi che leggeremo più avanti nel corso della trasmissione. La giornata di ieri, ripeto, non la vivremo in chiave tecnico-tattica, non ci interessa più niente, mettiamoci alle spalle questo campionato. Brindiamo alla salvezza, ma qualcosina riviviamola del post partita, perché ieri abbiamo nello spogliatoio registrato un paio di momenti importanti. Sul primo, che stiamo per ascoltare, del vicepresidente Cimini, ascolteremo i commenti degli ospiti in studio. Sul secondo faremo un'analisi un po' più ampia, perché vedere un calciatore emozionarsi e piangere durante una conferenza stampa, proprio perché era così tanto preso dalla gara e dal momento che non ce l'ha fatta e non ha retto all'emozione, beh, vi dico che non è molto comune, e che forse riconcilia anche con il bello del pallone quando ci sono ragazzi come Nabil Caidi. Ma di Caidi parleremo dopo. Ascoltiamo adesso il vicepresidente Cimini, un breve stralcio. Mio cugino soffre da un paio d'anni. So quello che fa mio cugino per fare calcio, e lì devo dire che lo posso sapere anch'io che cosa ci vuole per fare calcio. Posso dire una cosa, che in questo momento non ci mette neanche i dirigenti, nessuno. Devo dire che il merito di tutto questo è di Luciano Campitelli, perché quando si osanna tutti quanti, ti alzano tutti per aria, però in questi due anni mio cugino è stato veramente da solo, e quando sei da solo, che devi prendere delle decisioni giuste o sbagliate, sei sempre il colpevole, perché nel mondo del calcio poi esiste una cosa bella, perché quando si vince si vincono in tanti, quando si perde perde uno solo. E quindi è la sua vittoria. Io posso dire questo, che Teramo si deve tenere a casa un presidente del genere, perché mio cugino non fa calcio per altri motivi, lui fa calcio perché gli piace. Credo ci sia tanta verità nelle affermazioni di un emozionato Ercole Cimini. Voglio chiedere al primo cittadino di Teramo, intanto, se quando ascolta asserzioni tipo l'ultima, no? Che lui è stato veramente solo, il primo cittadino di Teramo si sente o meno coinvolto da quella solitudine, o se ritiene di aver dato quello che ha potuto dare a questa squadra? Io ritengo che, insomma, ho fatto quello che ho potuto, Luciano Campitelli lo sa, e quindi non è un momento facile, ma insomma io ho cercato di dare alla Teramo Calcio quello che potevo dare. E sono d'accordo con Ercole Cimini, ha fatto un'analisi molto, molto lucida, sebbene fosse molto emozionato, che quando si vince in tanti, quando si perde, perde uno solo. Ma questo vale per tutte le cose, vale anche per la politica, ma vale anche per tutte le attività. D'altra parte è così, no? D'altra parte è così, quando si vince tutti sono pronti a sedere sul calo del vincitore, quando si perde poi tutti quanti col dito puntato. Questo un po' però, diciamo, chi decide di assumere, di essere un leader, tra virgolette, in politica, nel calcio, sa che questo è un prezzo da pagare. Lo dico e penso a me stesso, che adesso sono il sindaco e magari c'ho chi mi vuole bene, chi mi vuole male, è divisa,
Poi quando non sarò più sindaco sicuramente, diciamo, già so quello che mi aspetta, ma questo è nelle cose. Però quello che dice il vicepresidente è vero, Luciano Campitelli fa il calcio perché è malato di calcio, sì. Altrimenti sì, davvero. Sì. Quindi, questo l'abbiamo dato per scontato e abbiamo avuto le confessioni di presidenti tutti a dire sì, siamo malati, è una malattia che ti colpisce e che difficilmente va via, quella di fare il presidente in Serie C, in Serie D, cioè vuol dire rimettere soldi, dai, diciamo com'è, è un classico. Credo che oggi sia così, insomma, almeno in Serie C. Quindi che dire, insomma, io dico che Campitelli ce lo dobbiamo tenere stretto, io come di questo Cimini, ne sono convinto, sono d'accordo con Cimini, nel nostro territorio, in questo momento, perlomeno che di cui sia io a conoscenza, poi magari c'è davvero, io credo che ce lo dobbiamo tenere stretto. Vincenzo, tu di questa piazza, adesso Campitelli o non Campitelli, se vuoi esprimi pure i tuoi giudizi, ma tu di questa piazza che cosa apprezzi particolarmente e che cosa meno, tu che la conosci bene? Ma io quello che così ho notato in queste ultime partite che sono venuto a vedere è comunque una gente allo stadio, partecipazione, e quindi comunque il tifo per cercare di aiutare questa squadra viene fuori da una situazione difficile. Spesso succede che ci si distacca, cioè ci sono tante piazze. Vengono allo stadio quando vinci, quando le cose vanno bene, poi dopo quando cominciano ad andare le cose male ti staccano. Invece io ho visto una bella partecipazione, una bella tribuna piena, comunque attaccamento, poi ci si vede che c'è qualche cosa che si è sfilacciato. Per quello che secondo me adesso serve riflettere e se uno vuole continuare avere coraggio, deve avere coraggio. Se fosse il tuo presidente, di fronte ad una delle cose che peggio lui potrebbe prendere, prende male, no? Cioè questo sfilacciamento, come lo chiami tu, con una parte della tifoseria, che cosa gli diresti, come lo consiglieresti? Ma, secondo me uno deve fare una valutazione, se ha voglia di continuare, se ha voglia di continuare a portare avanti il calcio a Teramo, e questo lo deve vedere dentro di sé. E poi secondo me la mossa successiva è quella di avere un grande coraggio di ricominciare e non porsi nessun obiettivo ed essere chiaro con la gente, dirgli ricominciamo, riproviamo a ricostruire, siamo partiti dall'eccellenza, siamo arrivati fino a quel sogno, siamo ripartiti dalla promozione fino a quel sogno incredibile di quel campionato stravinto meritatamente con quei due attaccanti straordinari che c'erano, però poi dopo lì è finito, da lì si è rotto un po' il giocattolo e bisogna cercare di digerirsi questi due anni che sono stati due secondo anni molto difficili e ricominciare. Per come l'hai conosciuto tu, Campitelli è da rigenerare, sa rigenerarsi? Ma io, o potrebbe aver chiuso un ciclo lungo 9 anni? Io non, che è un ciclo, non è un ciclino, è un ciclo vero. Walter, io non conosco bene Campitelli, ci ho parlato un paio di volte, qualche chiacchiera per cercare di capire se eravamo fatti l'uno per l'altro, che poi evidentemente no perché sono state fatte delle scelte diverse, però non posso dire che lo conosco, quindi io quello che gli posso dire, indipendentemente da quello che è il suo aspetto caratteriale, che rifletta bene se vuol fare calcio, se vuol fare calcio di ricominciare con delle persone fidate, pulite, che abbiano voglia di fare calcio serio e senza obiettivi, provando a ricostruire qualche giovane e cercando di riportare un pochino anche di quell'entusiasmo vero che Teramo secondo me sa dare. Lo condividi, Maurizio? Sì, assolutamente, sono d'accordo. L'emozione di Cimini è quella che ti ha colpito? Sì, perché lui ci tiene tanto ai giovani che possono emergere e giocare in prima squadra, io lo so bene. E quindi lui ne soffre, a prescindere dalla parte economica, è pesante. È pesante, certo. E i sacrifici li fa tutte e due, quindi anche delle giovani. Il problema è che, come ha detto Vincenzo, è da rifondare tutto e poi, diciamo, un anno di consolidamento e poi di crescita, ma come si deve. Ma no, con gente pulita, ha detto bene Vincenzo, con gente pulita. Perché ne abbiamo visto abbastanza, insomma. Con delle facce nuove, sì, cioè ricominciare, sì, capito? Sì. Quello volevo la spaccatura, dire. C'è stata una spaccatura del tifo anche per questo motivo, insomma, no? Mm.
perché insomma sono stati traditi da... No, il campionato l'abbiamo vinto sul campo, ha ragione Vincenzo che sì, ma son ce l'ha tolto la federazione stasera per motivi diciamo, che sappiamo bene, non ci torniamo. Se sei d'accordo. Però come no? Perché però adesso noi... però non è che possiamo bruciare Campitella alla poltrona, perché ha sbagliato, cancelliamo tutto, azzeriamo e si riparte con un progetto nuovo. Allora andiamo con 6, 7, 8 messaggi se riusciamo a leggerli velocemente, e poi un altro momento del post partita di ieri particolare, del quale vi ho anticipato e che vorrei ovviamente mostrare e commentare. Andiamo con i primi messaggi acquisiti. Questo è un romanzo. Ieri gioia immensa per una salvezza tanto sofferta quanto, siamo onesti, immeritata. Siamo d'accordo, Arcadia. Avevi ragione tu, caro Walter, a puntare ad un play-out contro il Lumezzane. Fossimo capitati con il Fano, adesso saremmo in D. Ma la gioia immensa non è solo per l'importantissimo risultato sportivo, ma dalla consapevolezza certa, spero, di non vedere più questa marmaglia di giocatori mediocri del pallone che ci hanno fatto soffrire, eccetera eccetera. Da tenere speranza a Caidi e Spighi, via anche Di Paolo Antonio, Petrella e Scipioni, sempre Forza Teramo. Grazie per l'ennesima tua bellissima trasmissione, grazie a te. Ancora, grazie Caidi, glielo abbiamo detto anche noi ieri in conferenza. Ancora, la più brutta partita della storia del calcio, secondo me, scusami, non so chi tu sia, è stata più brutta Teramo-Mantova, persa 0-1, ma non per il risultato, ma proprio più brutta ancora. Sicuramente della Teramo Calcio. Sono più di 30 anni che vado allo stadio e non ho mai visto mai uno spettacolo indecoroso tanto quanto quello di ieri. Francamente non sono riuscito ad esultare ed ho urlato a fine partita tutta la mia rabbia. Amen. Non so se sia il suo nome o se l'amen stia per chiudere il concetto. Ancora, grazie a te Walter, perché la prima cosa che hai fatto dopo la fine della partita è stata abbracciare Campitelli, e lui la prima persona ad abbracciare. Grazie Paolo, ma insomma era uno sfogo proprio di tensione totale, anzi ti dico che mi ha fatto male ad un dito, perché mi ha preso un dito e mi ha fatto male. Allora, caro Luzzi, come si è fatto a far giocare gente come Sales e Carcalis e tenere in panchina Scipioni? Che pena, signori, poi gli rispondi. Rispondo dopo. Ancora, dopo rispondi. Sono un tifoso di curva, sto già preparando l'auto per andare a vedere il ritiro della squadra, perché senza tetti non so stare. Ne leggiamo ancora un altro. Caro Walter, ti prego, fai tu da mediatore tra gli ultra e Campitelli, cerca di capire cosa vogliono e cosa bisogna fare per ricucire i rapporti. Come dice l'inno, insieme non avremo limiti. Io posso prometterti di provarci, che poi ci possa riuscire in qualche modo, questo credo che sia difficile, perché qui si sposano, poi risponderai su Carcalis, sì, sì, Sales sì, e Scipioni, due mentalità, la mentalità di pochi secondo la quale conta la maglia e non la categoria. Quindi la promozione per chi può valere la Serie A, perché la maglia è la maglia e sono gli ultra quelli che contestano. E la stragrande maggioranza che la pensa in maniera diversa, cioè dice no, conta la categoria, è come se la categoria la faccia con Campitelli, viva Campitelli. Grosso modo sono queste le due filosofie che si scontrano. Magari sarà un tema che affronteremo dopo, perché adesso vorrei, proprio per chiudere il cerchio così come l'avevamo preparato, mostrarvi un altro bel momento di ieri, e lì voglio ascoltare soprattutto Minguzzi e Vincenzo Luzzi. Guardate Caidi. Abbiamo sofferto tanto in questi anni da Savona, ecco. Sono un po' emozionato perché... Ma adesso ti fa onore. Da Savona è stata dura e siamo usciti di nuovo dai, da vincitori come a Savona. Tu hai altri anni di contratto, no? Altri due, penso. E quindi sei un peramante. Sapevo che piangevo tanto, purtroppo non ce la faccio. Sarà che sono invecchiato, ma a me queste cose piacciono, cioè vedere un calciatore che piange per la maglia, per la salvezza, credo che sia una gran bella cosa, Vincenzo. Sì, oggi abbiamo perso
questi valori per la miseria o no? Sì, lui poi ha fatto, sono già da 4 anni, no? Che sì, qui, quindi sì. Insomma, no, un senso di partecipazione più importante. Poi sul discorso tecnico delle partite posso dire che fare i play-out, devo dire la verità, a me non mi è mai capitato, però ho visto le partite dei play-out, ho visto Carrarese un po' per televisione, Carrarese Lupa Roma, domenica ha vinto la Carrarese 1-0, ma la Lupa Roma li ha prese a pallonate, cioè la Carrarese è stata una cosa inguardabile, poi alla fine hanno vinto la partita perché il calcio è fatto così, sì, ma non sono riusciti veramente a fare 2 passaggi di fila. Purtroppo quando arrivi lì, in quel momento lì, la palla pesa, è di piombo, diventa difficile giocare a calcio. Ti è piaciuto lo sfogo naturale di un uomo? Ma Caidi che si trova la Serie B in mano, di colpo si trova così, è normale che si legge tutto quello che il pianto che sta facendo, no? E fa capire, insomma, la tristezza e anche l'ansia e tutto. Sì, però fa capire anche la pressione che ha avuto. Se sei d'accordo non lo so. Sì. Fa capire anche qualcosa di più. Sì, sì. Che dietro i cosiddetti c'è l'uomo. Ecco. Cioè, talvolta c'è l'uomo, non pensate che siano tutti fra virgolette, non uso un termine forte, ma lo è. L'uomo che dei mercenari, che ha sofferto, sì. Ci sono anche dei ragazzi sensibili, bravi, dei professionisti che soffrono. Di solito, guarda, io faccio questo lavoro da tanti anni, quindi ne ho conosciuti, ne ho visti di squadra, ho quasi sempre lavorato e ti dico, la stragrande maggioranza dei calciatori sono persone per bene, ragazzi seri che si impegnano, che fanno sacrifici, perché poi si vede sempre, si parla dei calciatori perché poi uno vede quelli di Serie A, Serie B, vivono un mondo diverso, in un altro mondo, poi dopo accomunano tutti quanti, fai il calciatore, però ti assicuro che in queste categorie si fanno tanti sacrifici e in situazioni anche piuttosto difficili, cosa che magari si è verificata a livello ambientale quest'anno a Teramo, però in altri posti, oltre a quello, ci sono anche le problematiche di tutti i giorni di non prendere lo stipendio. Quindi hanno le famiglie. Anche questo è vero, perché non ci sono più ingaggi importantissimi. Che impressione hai avuto? Mi sembra una persona con una grande sensibilità, molto legato, che ha sofferto molto perché non si arriva ad una conferenza stampa, al netto che potrebbe essere poco abituato avverso al microfono, però so che ha sofferto molto questo anno, ha sofferto molto l'ultima partita e che comunque insomma è riuscito a legare con questa città e con questa squadra, insomma, perché poi non tutti i giocatori credo che a fine partita nel bene o nel male possono avere la stessa reazione, quindi davvero una grande persona, ma insomma ecco, io credo anch'io che non conosco bene il mondo del calcio, però in questa categoria credo che i sacrifici davvero questi ragazzi li fanno, no? Perché poi non guadagnano somme da capogiro e devono vivere lontano dalla loro città, dalle famiglie, insomma è sempre, non è mai facile ambientarsi anche nella e vivere, insomma. Penso quando io ho fatto l'università, più o meno la stessa cosa, vai fuori casa e quindi poi ti trovi, però... Ma poi sindaco, scusa, se c'è una retrocessione di mezzo, sai che significa? Per un giocatore è un danno terribile. No, perciò dico, quindi... No, io volevo dire una cosa sul discorso, insomma, bisogna... sul discorso di ripartire che diceva Minguzzi, io credo che bisogna ripartire anche nel ritrovare una serenità e un rapporto con i tifosi. Bravo. Credo che questo si debba essere un obiettivo di tutti. Faccio così un appello ai tifosi col quale diciamo, in passato abbiamo avuto anche un rapporto, se vogliamo, però poi ci siamo anche un po' spiegati e capiti. Cerchiamo di fare tutti, è mio un invito che faccio da primo cittadino, alla tifoseria nei confronti del presidente Campitelli, se deciderà, come è stato detto, di continuare, e dal presidente Campitelli nei confronti della tifoseria. Se bisogna rigenerarsi, rigeneriamo tutto e diciamo, tiriamo una linea, azzeriamo tutto quello che è stato, perché poi riflettevo che insomma, a volte capita che se uno costruisce una squadra di giovani poi per tutta una serie di situazioni magari fa un campionato forse anche più bello di quello, no? Cioè, ci sono anche esperienze anche come dire viste, no? Insomma, io che la SPAL quest'anno è andata in Serie A, la SPAL giocava con noi, sì, però la SPAL ogni anno mette uno o due pedine e inizi un percorso, come diceva inizi un percorso. Mio figlio Filippo l'altro giorno quando ha sentito SPAL in Serie A ha detto papà, ma la SPAL, quella che ha giocato con noi, sì, quella che ha giocato con noi, un'altra oggetto in Serie A. È anche sinonimo di progettualità. Certo.
poi è mista a tante altre cose. Ci la fila messa a fuoco come da ciliegina. Ed è stata l'arma in più, messa nel momento giusto, al posto giusto. Non è l'ultimo impegno commerciale, è il secondo. Poi mi consentiranno gli ospiti, i telespettatori, ho un 5 minuti tête à tête con Vincenzo Minguzzi, dopo la pubblicità. Come no. Eccoci nuovamente in studio, 5 minuti con Vincenzo Minguzzi per tanti motivi. Il primo, ve lo dico, Vincenzo Minguzzi è stato mio ospite in altri Super Goal, in altre emittenti, chissà quanti anni fa. Ne sono passati così tanti che adesso mi piace ricordare che tu esordivi nella tua città natale da calciatore 43 anni fa. 1974-75. No, non può essere, è impossibile. Ero un ragazzino. No, è così. 74-75 russi, poi Forlimpopoli, poi Rimini, ottieni la promozione in Serie B, però avevi davanti a te un certo Massimo Piloni, ex portiere anche della Juventus. Come no? Pesava che ricordo 200 hai di quel periodo? Di Massimo che pesava 200 kg. Esatto, però era un gran portiere. No, vincevo il campionato, ne ho vinti un sacco di campionati in effetti. Sì, però sì, in effetti quell'anno lì è stato il primo anno che sono andato via da... Io giocavo così in questi campionati attorno al mio paese, in effetti non pensavo proprio di poter fare il professionale. Non ti sottovalutare, perché poi hai fatto 2 anni a Modena titolare in C1, nell'82 vieni qui vicino, vai a San Benedetto del Tronto e poi esordisci in Serie B in un Milan-San Benedettese 2-2. A San Siro, 2-2, chi ti fece gol? Un autogol e Serena. Che poi se l'è fatti tutti Serena, cioè Milan, Inter, di testa di piedi, uno della piedi. Poi la Sardegna, Serie B con il Cagliari, titolare nell'83-84, perdi il posto quando arriva un gran portiere, scusami, che era Sorrentino. No, perso il posto quando è arrivato un allenatore che era... Però te la giocavi con Sorrentino? No, ma ero io il titolare, poi arrivò Olivieri, esonerarono l'allenatore che era Veneranda, che è morto purtroppo un po' qualche anno fa, che era marchigiano, quindi... Capello bianco. E venne Olivieri che non mi conosceva, si portò un portiere e io purtroppo fino alla fine rimasi lì senza giocare. Poi Torres, ancora Sardegna, e poi Pescara. Pescara, conosci la Serie A con Gatta, che era titolare. Abbiamo vinto il campionato sembrava, anche lì. Sì, lì hai vinto il campionato. Insomma, riepilogo, 4 stagioni in Serie B con San Benedettese, Cagliari e Pescara, 63 partite giocate tra i cadetti e 56 reti subite. Io credo che tu sia stato un buon portiere. Hai fatto dell'archeologia proprio. Mi sono documentato, te l'ho detto. Non so se sei stato più bravo, secondo me sì, da dirigente rispetto all'essere stato un gran bel portiere. Perché da dirigente, insomma, Teramo, L'Aquila, Acireale, Grosseto, la tua grande parentesi, del tuo grande presidente Camilli. Pisa. E poi Pisa. Insomma, Lecce, Pisa, Viterbo, fino a dicembre a Viterbo. Hai girato un po' l'Italia, insomma, da Acireale al nord e adesso sei qui. Sei più bravo oggi nel tuo nuovo ruolo o eri potenzialmente più bravo ieri da portiere? No, io da portiere ero, secondo me, molto più forte di quello che ho fatto, però mi sono meritato quel tipo di carriera perché evidentemente mi è mancato qualcosa come capita spesso. Professionalità probabilmente, cioè, forse non ci credevo, però era, secondo me, un portiere forte perché era molto bravo nelle uscite, soprattutto nei palloni alti, non esce quasi mai nessuno dall'aria, invece a casa ho delle fotografie che ogni tanto qualcuno mi faceva, io non raccolgo mai niente, non ho mai raccolto foto, maglie, non c'ho niente a casa, nulla, però c'era qualche fotografo che mi mandava delle cose. Tutte le foto che ho di partite a Modena, a San Benedetto, sono tutte uscite, imparate in porta non ce ne ho mai, non ci stavo mai in porta, andavo sempre fuori. Infatti anche quella partita lì dell'esordio col Milan, i loro due attaccanti erano Serena e Jordan, che di testa... Scusa se poco. Che di testa di solito la prendeva. Jordan la metteva dentro. Serena uscì perché si ruppe un braccio venendo a sbattere addosso a me, quindi è andato fuori. E Jordan, insomma, ce la siamo giocata bene. Comunque, oltre ai tempi di uscita, evidentemente aveva le gambe forti.
No, gambe forti, esplosive, qualità coraggio, di anticipazione, cioè, qualità di anticipazione, perché io sapevo già un pochino dove andavo. Perché hai piantato al di là, insomma, presumo per motivi personali, le tende a Pescara? No, perché lì a Pescara io ho giocato gli ultimi anni e poi potevo continuare, ma tornando indietro di categoria, Galeone mi chiese ma perché non cominci ad allenare i portieri, io mi ero ambientato bene a Pescara, forse ho smesso un po' troppo presto. Però poi dopo ho fatto 8 anni a Pescara facendo il secondo, pure allenando i portieri, quindi sono rimasto lì. Però il mio sogno era fare il direttore sportivo. Io anche quando da ragazzino giocavo a pallone, dicevo poi da grande farò il direttore sportivo. Il mio mito era Franco Manni, che poi dopo è diventato mio direttore uno sportivo. Dei più grandi, uno dei è diventato più grandi il mio direttore sportivo a Pescara. Io da ragazzino dicevo voglio fare Franco Manni, che era direttore sportivo dell'Inter, della grande Inter di Moratti. Sì. E quindi ho avuto la fortuna che poi nella mia vita ho fatto quello che sognavo di fare, magari l'avrei potuto fare a livelli più importanti, però insomma in Serie B ci sono andato vincendo i campionati, quindi nessuno mi ci ha portato, ci sono arrivato vincendo i campionati e non è poco secondo me. Bene, andiamo a leggere un po' di messaggi perché ce ne sono per gli ospiti, ce n'è per Campitelli, ce n'è per il sindaco Bru. Uno deve rispondere. Devi ancora rispondere, è vero Tonino. Allora, caro sindaco, questo signore dice che non avete fatto nulla per la Teramo città né per la Teramo calcio. È ora di fare qualcosa per aiutare i cittadini, i commercianti, il nostro calcio. Se volete avere rispetto, Campitelli Forever. Consentimi di dire, il sindaco è qui, può rispondere come vuole, andiamo, datemi un attimo la camera, che non più tardi di qualche minuto fa, forse quel messaggio è stato scritto in precedenza, è stato detto... dal primo cittadino e Campitelli lo sa, ha detto Brucchi, che tutto ciò che è stato possibile fare è stato fatto, quindi qualcosa è stato fatto, che poi magari il sindaco voglia implementare con altro, io non lo so. No, vabbè, ma insomma è giusto che anche, come dire, ci sono cittadini che giustamente danno il loro punto di vista, poi si aprirebbe un discorso forse un po' più troppo lungo, ma non credo sia stasera la serata. Ok, prossimo messaggio, cerchiamo di leggerne tanti perché siamo veramente sommersi. La giunta, dice questo tifoso, deve aiutare Campitelli perché deve lavorare con i giovani che sono il futuro sia di Teramo che di altre regioni, ne beneficerebbero tutti. Ciao Bardu da Fano. Non so interpretarlo, ciao Bardo da Fano. Continuano ad arrivare messaggi, credo che ci dobbiamo fermare con le prenotazioni però. Grazie Presidente, torniamo al comunale, solo tribuna a 200 euro, niente curve, nuovi giocatori e Di Giuseppe, scrive Luigi.m. Grazie Campitelli per averci dato tanti anni di buon calcio, non lasciarti influenzare dai cori di 20 ragazzi che prima di ergersi ascensori dovrebbero chiedersi ma noi chi siamo? Per giudicare sotto il profilo morale un uomo che, per amore di questa città, ha dato materialmente tanto. Tu e solo tu, Campitelli, sai chi è o chi sono gli artefici di tanti anni di successi. Un consiglio, serviti ancora di questa o di queste persone e noi saremo in B questa volta, davvero. Le chiavi di lettura sono infinite, questo è uno dei più simpatici messaggi che sono riuscito a sbirciare, credevo di morire dopo. Molti ieri credevano di morire dopo. Pretendere bel gioco in una gara di ritorno dei play-out mi sembra paradossale. Ieri contava solo il risultato, missione compiuta, guardiamo avanti, va benissimo quello che dici e non aggiungiamo niente nemmeno noi. Allora, caro Campitelli, ascoltami, però non sappiamo chi è che scrive questo messaggio. Prendi Minguzzi. Campitelli ci ha pensato tanto l'anno scorso, in più di una circostanza. Dall'estate cominciò a pensarci. Poi non l'ha preso, è vero. Però farebbe in tempo a farlo. Sono Marcello Cingoli, tifo Minguzzi tutta la vita. Ciao Marcello, mi fa piacere leggerti e ti saluto anch'io con tanta simpatia. E ancora, direttore, guardiamo avanti, si è salvata la categoria e va bene uguale, si volti pagina con una seria programmazione. A proposito, il prossimo anno possiamo sperare nei servizi video? Perché la trasmissione ne guadagnerebbe. Gabriele Sturba, se cambiano le regole ci saremo, se paghiamo servizi, scusatemi un attimo, non ripeto cose che ho già detto, voglio solamente dirvi se tu Sturba, tifoso del Lumezzane, avessi visto il servizio poi preparato, io non l'ho visto, me lo hanno detto, senza l'episodio clou di una partita nella quale ci sarebbe stato da dire e da ridire, e cioè il fallo di Sales sull'attaccante del Lumezzane. Perché dovrei pagare dei diritti televisivi che
omettono o corrono il rischio di omettere delle fasi di gioco che possono determinare o non una partita. Questo è il concetto di base. Io voglio far parte del lavoro con miei collaboratori, miei colleghi e tirar fuori dalle partite tutti gli elementi che hanno concorso a far maturare un risultato, non certamente quello che mi dicono loro. Questo è il concetto, non so se sia stato chiaro. E poi non parleremo tanto con gli ospiti se avessimo da analizzare, figurati poi, Teramo Lumezzane di ieri, che volevi vedere? Ancora, si potrebbe fare una squadra di giovani che hanno fame con 4-5 giocatori esperti ed è una progettualità questa che si potrebbe anche prendere in considerazione, perché no? Ancora, io sono sicuro che stasera c'è una cena peraltro, una Teramo Calcio, qualcuno ci sta seguendo e Campitelli prenderà appunti. Con una punta vera, non con quelle in organico, avremmo fatto un signor campionato, scrive Marcello. E ancora, e adesso che estate ci aspetta? Un'estate con una seria programmazione, scelte fatte con raziocinio e competenza, o al contrario un'estate piena di errori, giocatori presi a caso o su pressione di procuratori ed allenatori scelti senza un minimo di ragionamento? L'importante è sapere se Campitelli ha capito cosa e quando ha sbagliato in queste due stagioni dal dopo Savona veramente deludenti e rischiose. Beh, quelle dell'anno scorso no, eh? Spero abbiano capito, altrimenti saremmo fritti. Ne leggiamo ancora due o tre. Quanto c'è di vero? Palladini allenatore Federico DS, notizia data da Di Francesco in altra TV locale. Il mio amico Francesco Di Francesco, se dice una cosa, qualcosa di vero ci sarà sempre, ma io stavolta non sono d'accordo con lui e vi dico che secondo me Luciano Campitelli fino a ieri non ha avuto nemmeno il tempo di ipotizzare il futuro di questo Teramo, neanche di ipotizzarlo. E poi aggiungo che mi danno Palladini imminente a Vasto, e se così fosse, per quanto riguarda Federico se n'era parlato in passato, non credo che oggi rientri più nei programmi futuri del Teramo. Buonasera a tutti gli ospiti, ora che ci siamo salvati e abbiamo mantenuto la categoria, il presidente, non è ora che cambi qualcosa a livello societario e nel settore giovanile? E ancora, grazie per i complimenti, ancora grazie mister Ugolotti per il miracolo che sei riuscito a compiere, salvare una squadra di morti, fra virgolette. Ora, cara società, si faccia piazza pulita, solo il mister meriterebbe di restare. Domenico, fermiamoci un attimo, perché ridi? No, in modo come si è espresso. No, dico, fermiamoci un attimo per tirare anche un po' il fiato, perché fra 5 minuti andiamo in pubblicità. Non si è parlato per niente del mister, lo confermeresti? Sì o posso, no? Se sì, perché? Posso, se no, perché? Non posso dire queste cose. Non puoi? No, per una questione, diciamo, di rispetto verso un collega. Ok, non si esprime. Secondo il sindaco di Teramo, meriterebbe la conferma Ugolotti? Ma io credo che se... Non dimentichiamo che abbiamo parlato anche di riprogettualità. Se la strategia è quella, diciamo, indicata da Minguzzi, io credo di no. Quindi certo, se si deve rifondare, si deve ripartire, se si deve tirare una linea, io credo di no. No, ma Ugolotti secondo me è quello meno inquisibile. Insiste, perché credo che lui è arrivato in un momento dove i giochi erano eravamo tutti ultimi, fatti. Eravamo ultimi. Ugolotti a giochi fatti. È una persona seria, è un buon professionista, è un ragazzo che ha fatto tanti anni di queste categorie, è stato anche il Grosseto, fra l'altro. L'hai avuto con te? Non, in quel periodo io non c'ero, ero a Pisa, però insomma comunque la priorità era la stessa, i rapporti c'erano sempre. Però è stato anche Grosseto, quindi un ottimo professionista e poi una persona per bene. Credo che abbia tirato fuori il massimo in una situazione difficilissima, perché in effetti... Però si dice, allora meriti la conferma, eppure si ha l'impressione che se c'è un'altra però certezza questo, è che Ugolotti non resterà. Questo fa parte, ripeto, di quello che secondo me Campitelli adesso per 4-5 giorni non dovrebbe assolutamente neanche pensare al calcio. No, solo cene e ritrovi tra e amici. E poi nel momento in cui avrà riflettuto su cosa fare, secondo me ricominciare a pensare e dovrà pensare sicuramente. Eppure anche... Eppure l'anno scorso partì con un discorso logico, prendo il direttore, dal direttore scelgo l'allenatore, però lì il direttore voleva un allenatore, Campitelli ne voleva un altro e alla fine non lo prese il direttore, lo prese Campitelli, Zauli.
perché Lupo avrebbe portato Pea, questa è la verità. E ecco, speriamo che non accada questo quest'anno, insomma, no? Cioè, se tu prendi il direttore del direttore ti fidi, il direttore ti dà un ventaglio di 3-4 nomi. Poi il presidente entra in gioco su questo, non posso esprimere tante altre cose. Sono però è così, sono ma perché sono equilibri delicati, cioè il problema io l'ho vissuto quest'anno sulla mia pelle a Viterbo, dopo aver vinto un campionato, l'ennesimo campionato con Camilli, decidiamo di confermare l'allenatore, poi il giorno, due giorni prima del ritiro il presidente decise di cambiare, di prendere Cornacchini con una scelta sua. È chiaro tu che avresti tenuto Nofri? Io avrei tenuto Nofri, sì, con me aveva lavorato bene, avevamo vinto un campionato difficile partendo da handicap, secondo me aveva fatto bene, ma poi con me aveva avuto un buon rapporto, quindi di grande confronto e di lavoro di tutti i giorni, perché poi il problema è cioè, tante volte la sintonia è questa, cioè quando tutti devono lavorare per, se si creano delle problematiche come a Viterbo, dove io perdo forza sull'allenatore perché è stato scelto da un altro, e nella testa dell'allenatore il suo riferimento non sono io direttore sportivo, ma diventa il presidente, certo. Io invece faccio la squadra e quindi si crea, io che cerco di valorizzare i giocatori e magari un allenatore che prende una strada diversa, e questo è sbagliato perché parti subito male. Equilibri delicatissimi lì, secondo me è importante, è quello che è importante. Confrontarsi. Per capirci, Nofri è l'allenatore che ha firmato un biennale a Teramo, che poi è stato avvicendato per far tornare, che poi non aveva fatto male, non aveva fatto male, ha fatto molto peggio risultati alla mano Zauli, su questo non ci sono dubbi. Ultimo impegno commerciale, questo sì che è l'ultimo, e poi rientreremo con 15 minuti prima dei saluti. Eccoci nuovamente in studio, siamo nella parte finale della nostra trasmissione. Intanto Tonino, io credo di averti lasciato con una risposta che dovevi un po' di tempo fa. Sì, ma ha chiesto, mi sembra, Carcalis, di Sale se non Scipioni. Cioè, insomma, parliamoci chiaro, Ugolotti quest'anno ha provato diversi moduli. Anche a 3, ha giocato a 5, ha giocato. Oddio, alla fine si è consolidato sul 4-4-1-1, che penso che sia il suo modulo che gli piace. Il modulo. Però il problema è che, come dice Vincenzo prima, no? Quando ti devi salvare, l'allenatore a volte si natura anche le proprie idee. Io sono un offensivista per natura, e lo sapete che mi piace il 4-3-3, quindi non si discute. Avere, cioè, nel 4-3-3 due terzini esterni, i bassi, devono scendere, no? Devono alzarsi e quindi lasciare due centrali difensivi e migliore metodista, e quindi si somma ai tre centrocampisti. E Scipione non poteva farlo? No, con questo modulo di Ugolotti sono bloccati dietro, ibernati proprio, tutti e quattro. Ibernati addirittura. Allora che succede? Che quando a me un tipo Antonio a 70 metri dal terzino destro, a Carcales, mi fa una rientrè per calciare di destra, perché col sinistro ci lavora poco. Il terzino per inserirsi deve fare 70 metri di campo. Era tatticamente... allora dico, se tu mi fai alzare i terzini su vicino ai centrocampisti, fai la superiorità numerica e crei le sovrapposizioni, i tagli, tutto, insomma, ecco. Senti, quindi, però, tatticamente inutilizzabile. Allora, Scipione ha avuto sempre questa caratteristica di calare come un treno e difendeva pure poco, insomma, più gli piaceva scendere che difendere. Quell'altro Carcales, io l'ho visto con la primavera in Pescara, scendeva sempre. C'ha un sinistro discreto, a destra poco, quasi niente, però anche quell'altro Sales è un bel bufalo, grosso, insomma, è uno pesante per fare tutte quelle vasche da 70 metri, forse è meglio che giocare così. Imparato a Macerata, ad esempio, è un altro uno che scendeva, certo non era un fulmine di guerra, però le fasi, i tempi ce l'aveva, insomma. No. Allora, se tu la tieni bloccati giusta, dietro, quindi, è chiaro, la che, scelta è giusta, è chiaro che se tu sapere. C'hai la squadra lunga, quindi, e i difensori trovano difficoltà. Tatticamente Luzzi dice che non poteva essere diversamente. No. Oh, questo è in sintesi. Secondo il modo come lo interpretava Ugolotti. Ok. Noi A meno che lui, Ugolotti, ha pensato di avere due esterni di fascia che fanno gli stantuffi sotto e sopra, e allora tiene la difesa bloccata per salvarsi. Allora sembra una politica attendista. Fammi leggere altri due o tre messaggi, poi andiamo al giro finale. Ugolotti l'altra sera ha detto che aveva fatto 20 punti, no, non so quanto aveva fatto, 22, no? Però Cuttone, che è un difensivista, lui lo conosce, penso, no, è stato l'ex giocatore del Torino, che è mostro a Fano, però il Fano gioca bene, cavolo.
Allora ha fatto 23 punti. Sì, però è partito sotto al Teramo perché anche però penalizzato a meno 4. Ha rinforzato una rosa che il Teramo ha indebolito. Vabbè, Fioretti, tu non l'hai voluto. Appunto. Allora, Hai sbagliato. Allora. Fioretti è uno di una quelli che non hai voluto. Una squadra senza testa abbiamo noi, perché su davanti non possiamo pretendere che Sansovini porta il crocifisso sulle spalle e va sul mondo. Mi fate fare una considerazione del tutto personale, quindi probabilmente sbagliata. Io ho letto e sentito da ieri che il cambio di Sansovini, che al cambio Sansovini è stato fischiatissimo dai più. Io non credo che i più fischiassero Sansovini, ma io credo che i più fischiassero Ugo Lotti, perché in quel momento stava togliendo dal campo non un giocatore che aveva giocato bene, perché hanno giocato male più o meno tutti tranne due o tre, ma perché stava togliendo un riferimento che comunque era Sansovini. Adesso sì, però, un po' anche. Scusa se ti quindi inter... secondo me tanti di quei fischi andavano ad Ugo Lotti e non a Sansovini. Io l'ho interpretata così. Cioè io, Sansovini deve avere dei disegni ben prestabiliti di quello che sì, deve fare sul campo. Storia vecchia, perché dai. Lui Tony, a Pescara mettiamo la un punto sul passato, sul passato Giuliano. Sansovini cosa faceva a Pescara? Ce l'avevo io Grosseto. Sansovini che è partito con noi. Bravo. Ma quando stava con Zeman, mi ricordo, faceva massimo, arrivava solo a tre quarti d'attacco, quasi sulla linea metà campo, massimo prendeva la palla, centrava perché lui è mancino, palla Immobile, Insigne che tagliava, oppure la mezzala che sta Cesena, così si chiama Cascione. Qua da noi si pretende spalla alla porta e lanci lunghi senza vedere. No, che vabbè, ma è vecchio, dai, il discorso vecchio. Ultimi due o tre messaggi prima del giro conclusivo, anche perché il sindaco riceve degli inviti ufficiali durante la nostra diretta. E quindi bisogna in qualche maniera. Bacio Terracino del Lumezzane è fortissimo, dice questo. Vabbè. Sarebbe un giocatore da Teramo, tecnica e cuore. Saluti Luigi. Mi fai chiedere a Vincenzo Minguzzi se è un buon giocatore, ieri ha giocato, è forte o se è fortissimo. No, è un buon giocatore. Ieri ha giocato, secondo me, sotto ai suoi livelli soliti. Un buon esterno. Addirittura si parla anche di Pescara. Addirittura. Sì. Quindi è un giocatore importante, un bel giocatore. Un giocatore che ha l'uno contro uno, un esterno, un'ala, un'ala. Le caratteristiche Pescara sono quelle. No? A noi ha fatto un paio di gol durante l'anno, se la memoria non mi inganna, anche in campionato. Ancora mi dispiace per il Lumezzane. Per il Lumezzane, non per il Lumezzane, vabbè. Mi dispiace anche a noi. Li ripescano. Tu dici che li ripescano? Ho provato a chiederlo al mister. Se fanno la domanda, li ripescano. È chiaro che devi mettere. C'hanno 25 anni di CE. Devi mettere dei soldi sopra il piatto e non è facile. Quasi 400-500 mila. 2,50 a fondo perduto più l'iscrizione. Però Vincenzo, non ti ha detto che c'è un bel mediano che è venuto a terra, ma io l'ho visto. Chi l'ho detto? Ce l'ho in mano io. Oh no, dillo un po' chi è? Chi o Boto, dici. Quello è un mediano. Bel giocatore. Bodo, ma no, tu lo io l'ho avuto a Pisa, poi l'ho portato a Grosseto, con me ha fatto anche la Serie B, un giocatore sì, a gennaio in effetti sarebbe venuto con me perché gliel'avevo chiesto. Sarebbe venuto con te se tu fossi venuto. Sì, mi fossi mosso. Naturalmente e a noi un mediano serviva come il pane, proprio come il pane. Sì, ma poi questo c'ha sostanza. Ho capito. Ancora l'ultimo. Sansovini e Ugolotti sono i primi da non confermare, perché detto così, insomma, forse è un po' più dolce. Ancora. Signori, non facciamo demagogia, questa è una chiave di lettura opposta alla nostra. Le lacrime dei calciatori sono dovute solo al fatto che hanno salvato l'ingaggio, come un qualsiasi lavoratore che rischia di perdere il lavoro e riesce a salvarlo, non di certo per la maglia. Inoltre, se Campitelli facesse un bagno di umiltà, un mea culpa, raccontasse finalmente la verità ai tifosi sulla storia di Savona, chiedendo scusa per aver preso in giro una città intera, magari un punto e a capo si potrebbe esserci. Va bene, fermiamoci. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto e tutti quelli che hanno scritto e che non riescono a trovare spazio, perché alle 22:20 dobbiamo chiudere, abbiamo 7 minuti e le considerazioni conclusive di questa stagione e dell'immediato futuro del primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi, che ringrazio due volte perché in questa fase ha sicuramente cose più importanti a cui pensare, però al nostro invito non ha detto di no, quindi grazie ancora sindaco, le tue conclusioni. No, grazie a te, complimenti per la tua trasmissione che in questo anno ci ha, come dire, ci ha accompagnato in questo campionato difficile, ma insomma io credo che
si possono dire tante cose, sono state scritte tante cose, tutte giuste, alcune un po' meno, alcune un po' di più. Io credo però che questa salvezza la dobbiamo prendere davvero come una grande risorsa che questo territorio continua ad avere. Io sono certo che Campitelli vorrà continuare questa sua avventura, noi lo dobbiamo aiutare. Poi posso anche essere d'accordo che magari sarà necessario, come l'ultimo messaggio, anche un bagno di umiltà da parte del Presidente. Questo non è mai sbagliato, lo dico anche da sindaco che vive comunque un momento difficile. Io credo di aver fatto anche un po' di qualche settimana fa, di aver ammesso anche di aver commesso tanti errori in questi miei 8 anni, ma chi non ne commette, chi vive un ruolo, come dire, dove deve prendere decisioni, sicuramente commette errori. Però io mi ha convinto Minguzzi sulla tua, diciamo, teoria di davvero, ecco, spurgarsi, di ripulirsi un po' di tutta una serie di situazioni. Noi però lo dobbiamo aiutare, il Presidente, tutti, a partire da me, tutti lo dobbiamo aiutare, dobbiamo dare a Teramo Calcio, che è il nostro patrimonio, è patrimonio di questa città, e davvero ripartire. E che hai visto mai che magari facendo una squadra di giovani magari possiamo fare qualcosa di più della salvezza? Comunque davvero grazie a tutti, mi sento da sindaco di ringraziare Campitelli, i tifosi, tutti, anche quelli che hanno espresso il loro dissenso, perché ci deve essere giusto, anche questo, da tutti i giocatori, insomma, un grazie. Forse questa salvezza vale davvero più di una vittoria di campionato. Sono d'accordo con te. A Luzzi faccio una domanda legata al futuro, no? Legata al futuro. Condividiamo tutti, io credo anche Campitelli lo condivida, anche se in questo momento sta gioiendo per la salvezza e si sta rinfrancando proprio con i ragazzi del Teramo Calcio, che bisognerà rifondare. E rifondare vorrà dire ripartire dall'alto, no? Esistono le condizioni, secondo te? Secondo me perché sì. Questa società, il Presidente, abbia saputo far tesoro degli errori commessi e riprenderà a muoversi con una logica più operativa, più giusta, più saggia? Sbagliare è umano, poi perseverare no. Insomma, ha capito lo sbaglio che ha fatto e adesso penso che l'esperienza, diciamo, dalle esperienze brutte sono positive, diciamo, perché ti fanno capire e tornare indietro e vedere dove hai sbagliato e correggerti in corsa. Però il problema è che, come ha detto il sindaco, che una squadra è per la città per la squadra. Quello deve essere un corpo unico, no? E lasciamo perdere tutte queste cose dei tifosi. Senza dubbio dobbiamo ringraziarli perché hanno dato un grosso apporto a finale, anche perché nella partita dei play-out avere tanto pubblico vuol dire che c'è l'interesse di tenere questa squadra, diciamo, nella categoria che gli compete. Ma il problema è che il Presidente ci deve credere lui, in un progetto nuovo, pulito, e che naturalmente è non fatto da consigliori ma da consiglieri capaci, che naturalmente fare una rete di osservatori. Ne abbiamo uno in studio. Nel progetto di, ne abbiamo uno in del studio stasera, che viene. Secondo te? Eh? Ne abbiamo uno in studio. Ma per me Minguzzi è ottimo, io l'ho sempre stimato perché, a prescindere che conosce i giocatori di tutta Italia, quindi gira sempre, è condannato a un nomadismo coatto, diciamo. Però io in genere li vedo, quelli che lavorano molto. Ma Vincenzo, secondo me, è una garanzia sotto il profilo che, però Vincenzo va ascoltato, che se si mette lì sul comodino come okay. La Madonnina, allora Minguzzi corre il serio rischio di rischio fra virgolette, insomma, il suo lavoro, è un professionista, quindi si potrà spostare di 300-400 km o addirittura di 600-700 e non al sud ma al nord, tutte e due al nord. C'è tempo, perché tu prima di fare questi 300 km magari ne fai una cinquantina e ti ritrovi a parlare con Campitelli, con il quale hai già parlato vanamente un paio di volte, forse più, e magari mettere un punto e ripartire da Teramo? Ma guarda, diciamo che io di questa cosa qui non ne vorrei più parlare, perché è successo già un paio di volte e le cose dopo sono andate in maniera diversa, per cui
Intanto non c'è soltanto Minguzzi che è in grado di fare questo lavoro qui, ci sono dei miei colleghi che sono altrettanto capaci, bravi, ripeto, basta scegliere. Tu hai dalla tua la piazza, questo è importante. La piazza di Teramo ti vede bene, ti vedono bene tutti. Sarebbe un peccato non sfruttarla questa cosa, anche per la società, dico. Cioè io invito Luciano Campidelli a riflettere per quello che vale, quello che dico io. Scusa, sì, poi la fai tu la chiosa finale. Ma guarda, però io ho questa immagine in questo momento qui, quando sono venuto a vedere le partite, le ultime, queste difficoltose che portavano al tentativo di salvezza diretta, io ho visto la grande partecipazione, mi guardavo un pochino attorno, vedevo questa tribuna, tanti Tanta voti gente. Che conoscevo da tanti anni, quindi ho visto gente soffrire, c'era gente e tanta solidarietà, anche tanta partecipazione con me, quindi credo di aver lasciato un buon ricordo, ci sono stati tanti momenti diversi, questo mi fa veramente molto molto felice, devo dire la verità, quando vengo a Teramo mi sento molto gratificato. Non si è mai verificata questa cosa, evidentemente Campitelli avrà creduto di poter fare cose diverse, probabilmente farà così anche quest'anno, però ripeto, l'importante è che lui rifletta e faccia le cose che deve fare, altrimenti dopo diventa un problema. Grazie, la chiosa finale di Tonino Luzzi. Cioè, se io prendo un manager e lo devo delegare a fare una cosa, no? Cioè, io lo prendo capace, perché se io mi metto intorno a me incapace, pur di emergere, Non ho fatto niente, perché invece di crescere questi mi annuccano, capito? Quindi io, se sono bravo, devo avere intorno a me gente capace e che ne sa di calcio, e che lui praticamente pensa alla fabbrica, il presidente viene a vedere le partite, e una volta che dà fiducia a un manager e agli allenatori che vengono, non so adesso chi sceglierà manager allenatore, deve chiudersi nella sua industria giù, venire a vedere le partite, telefonare al manager, sapere come vanno le cose, distaccarsi un po' dalla situazione, perché deve delegare a gente brava, gente che capisce il calcio e che conosce il calcio. E quel, purtroppo, se io bisogna devo emergere, diciamo, scalare un po'. Dai. Ok, grazie Tonino Luzzi, grazie Sindaco Maurizio Grazie Brucchi. A voi, buonasera. Grazie Vincenzo per aver accettato il nostro invito, grazie, e per esserti spostato per venire nei nostri studi. Chi piacere. Pensava ad essersi liberato di Supergol sbaglia, perché Supergol lunedì, almeno lunedì, ci sarà anche con qualche gradita sorpresa. Ringrazio tutti, ovviamente, i miei colleghi di redazione e tecnici, e ci ritroveremo puntuali alle 21 di lunedì prossimo. Grazie.